Abbiamo visto dunque nella nostra copertina la contentezza, la felicità degli eletti e non soltanto di tutti i cosiddetti grillini, gli aderenti al movimento di Beppe e Grillo. È stata una lunga notte di festa perché quello di Grillo anche in Sardegna è il primo partito. Il record si è registrato col 41,4% a Senorbì alla Camera. Ma sentiamo intanto Stefano Fioretti. Perché 5 Stelle ha sfondato così tanto? Qual è stato il grimaldello? Sicuramente il lavoro che abbiamo fatto nel territorio, e per questo devo ringraziare i gruppi locali che ci hanno veramente aiutato e supportato in questa lotta. Tsunami poteva essere, tsunami è stato, l'effetto Grillo ha dilagato, anche se non soprattutto nell'isola, cavalcando il malessere, meno casta, più dignità ai cittadini. Travolgente e sorprendente, ma per il popolo dei grillini sardi non è stato soltanto un voto di protesta. È andato oltre le aspettative, però noi eravamo sereni sotto questo punto di vista, innanzitutto perché non abbiamo partecipato con l'ansia di vincere, di primeggiare su qualcuno. Il nostro obiettivo era riportare la verità nelle istituzioni, un po' di democrazia, riportare nelle istituzioni i cittadini. È un sogno che finalmente si sta realizzando, è una gioia infinita, perché finalmente stiamo dando dignità ai cittadini ed è questo il valore del movimento, ed è una cosa meravigliosa. Neanche il tempo di godersi la clamorosa vittoria, in attesa di capire i margini della governabilità, il Movimento 5 Stelle guarda già i prossimi appuntamenti elettorali. Sull'onda di questo entusiasmo, di questa passione, stiamo cercando già di impostare i prossimi appuntamenti, che sono a Semini per le comunali, Iglesias e altri appuntamenti a livello regionale.